Si chiama Wassim Al-Sati, è un barbiere originario della Giordania e pensate che è uno dei superstiti della strage in Nuova Zelanda. È ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da quattro proiettili, due nella schiena, uno nella pancia e uno a piede, proprio dal letto d'ospedale, però l'uomo registrato il videomessaggio condiviso su Facebook, il social network di Mark Zuckerberg, per andare a rassicurare i suoi amici, e gli avrebbe detto loro proprio di essere un sopravvissuto, e ciò è vero. Avrebbe chiesto di pregare per la figlia Helen, anche lei ferita, colpita da ben tre proiettili, ricoverata in ospedale. Pregate per me e per lei. Speriamo che si riprenda presto, così avrebbe detto Wassim. E si era trasferito proprio in Nuova Zelanda 5 anni fa di tempo per garantire un futuro migliore, nuovo e positivo ai suoi amati figli. E poi ha concluso dicendo: mi dispiace di non aver risposto ai vostri messaggi, alle vostre chiamate, ma in questo momento non sono in grado di farlo. Grazie per il vostro sostegno e per il vostro aiuto. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Al prossimo video da Narratore Italiano.